Salve a tutti ragazzi, con voi Vincent. Siamo con un altro tutorial da tanto tempo. Il tutorial di oggi, che diciamo che ho scelto di fare così nel caso qualcuno fosse interessato, non so chi, ma vabbè. Comunque farò un tutorial su FL Studio. FL Studio è, per chi non lo sapesse, beh, immagino che molta gente del web non lo sa, perché non è una cosa che fanno tutti. È un software, è questo software qui, per poter comporre musica elettronica. Ma c'è ad esempio il pianoforte, ci sono i vari strumenti musicali che possiamo trovare qui. Io non mi ricordo mai per bene dove si trovano tutte le cose, diciamo. Non vado velocemente, però instruments, infatti basso, però ci dovrebbe essere, infatti orchestral, vabbè, insomma, si può comporre di tutto e di più. Ovviamente la musica, il genere musicale, quando vuole comporre musica con questo software, è proprio la musica elettronica, di tutti i generi, insomma, che ne so, la dub, la trap, l'electro house, musica elettronica, va. Musica elettronica. Quello che farò oggi non sarà un tutorial su FL Studio, nel senso su come comporre musica, perché ci vorrà un botto di tempo, ma veramente un botto, uno sfracello di tempo, perché non è una cosa semplice come tutti potrebbero pensare. Cioè, guardate, e questo è stato solo il mio secondo lavoro che ho fatto, che è allucinante. Io inoltre di comandi che possiamo trovare, che ne so, per il mouse oppure per la tastiera, darvi un po' di comandi base, insomma, che possono essere molto utili. Girando così con la rotellina, scorrendo con la rotellina, si fa in questo modo. Con il tasto destro del mouse, è inutile che io passo sempre così, tanto ve lo dico, capite? Non credi che mo non sapete che caspita è quello, che caspita è quell'altro. Con il tasto destro del mouse, sì, è il destro, con il tasto destro si cancella una cosa. Ad esempio faccio così e si cancella, CTRL Z e si va indietro. Diciamo che ci sono dei comandi che sono uguali un po' per tutti i software, un po' per tutti i programmi, ne so, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, oppure Sony Vegas, che è un programma per montaggio video, cioè quello che utilizzo io d'altronde. Ci sono proprio i comandi base, che sono quelli CTRL Z per andare indietro, CTRL C copia, CTRL V incolla, CTRL X taglia, CTRL S per salvare. Vi consiglio tantissimo di fare questa opzione, perché è veramente importante, perché metti che vi crasha il programma. Non è mai crashato nessun programma, perché c'è un computer comunque potente, ma mettete caso che un programma, cioè che il programma vi crashi, poi il lavoro va a quel paese. Questi sono i comandi, proprio quelli base, ma veramente quelli base, che se non li conoscete vedo una mazzata in capo. Scherzo, ovviamente. Semplicemente vengo a casa e va ammazzo. Poi, proseguendo, con il tasto sinistro si inserisce, quindi, che ne so, prendete una cosa, una battuta, questo, inserite. Ovviamente save as è per salvare il progetto, e quindi serve più che altro una volta per salvare il progetto. Poi, una volta che avete fatto il progetto, fate save as e buonanotte. Per fare questa cosa qui, insomma, che serve per zoomare, dovete tenere premuto CTRL della tastiera e poi con la rotellina scorrete. Tenendo premuta la rotellina del mouse uscirà la manina che serve per scorrere in questo modo, invece di fare così. Utilissimo anche se voleste andare così, cioè dal basso, cioè oppure verso l'alto. Vi consiglio tantissimo di utilizzare tutti questi comandi, che vi velocizzerà il montaggio della traccia, della vostra traccia audio e di tutto quello che sta dietro a una traccia audio, a una musica, dietro a una canzone. Ci sono tutti questi comandi, tipo c'è questo per le cose, Nexus e Silent sono le modalità, diciamo così, più conosciute per la musica elettronica, che è ciò che utilizzano i DJ famosi. Nexus è questa modalità, ha questo pannello di controllo, mentre invece Silent, questo qui. Ne approfitto per spiegarvi per quale motivo, ecco, come in questo caso,
fa quella cosa pur non avviando la musica. Io ho scaricato la modalità silent gratuitamente in pratica. Ovviamente non vi posso dire da dove e come scaricare FL Studio craccato e quindi si sente una vocina che dice grazie per aver scaricato la versione di prova, anche se versione di prova non è, ma vabbè. Questa voce la tolgo utilizzando Adobe Audition, che con Adobe Audition poi vi spiegherò, diciamo, da dove andare, anche se è una stupidata, ma ci sarebbero tanti altri parametri utili per poter togliere, rimuovere, insomma, la voce, però poi vi spiego quella più importante che è proprio diretta. Certo, non sarà perfetta come funzione, perché non è molto efficace, rimane comunque quel ronzio, diciamo, quella distorsione, poco poco si sente, però fa comunque un buon lavoro. Insomma, da essere un tutorial unico, sto facendo tanti argomenti che comunque sono importanti, nel caso vi dovessero servire, come dire. Nel caso doveste mettere una traccia audio, quindi una musica, che è in MP3, non posso prendere la musica e trascinarla nel programma. Purtroppo non si può fare. Allora dovete fare su più, andare su a cliccare audio clip. In questo modo cliccate audio clip, fate qui e da qua potrete fare, insomma, scegliere la vostra musica. In questo modo trascinate la traccia e ce l'avete qui. Detto ciò, il tutorial principale fate semplicemente da qui, andate ad aprire questo pannello qui, questo mixer, dovete cliccare uno degli slot che ci sono qui disponibili e fate Z Game Editor Visualizer, una modalità per poter fare quei video alla Trap Nation, lo spettro è questa. Inoltre c'è una sottomodalità di Z Game Editor Visualizer, è la 808, poi vi spiego da dove si va a vedere, che purtroppo io non ce l'ho, non ho trovato un modo per scaricarlo. Fa muovere, diciamo così, l'audio spectrum, principalmente per i bassi. Quando si sente un basso, allora invece di muoversi per tutta la traccia audio, si sente solo per i bassi. Prenderò le varie cose, andate a add picture, con Photoshop ovviamente mi sono fatto un po' tutte le cose, ne so, prendiamo un'immagine a cavolo. In questo modo abbiamo preso le immagini che ci interessano. Ora, per mettere queste immagini, fare su none, mettere image, mettiamo spectre, rimpiccioliamo oppure ingrandiamo l'immagine, facciamo più. Facciamo la stessa cosa image, questo è nel caso mio per come lo faccio io, ovviamente, però voi potrete farlo diversamente come voi preferite, come a voi interessa. Così facciamo così ed è scritta. Se noi lo volessimo spostare o di altezza o sull'asse X o sull'asse Y, ovviamente basta fare così. Per mettere l'audio spectrum, ovviamente facciamo sempre più. Qui c'è la barra per spostarci e dobbiamo cliccare su Polar. In questo modo, ovviamente, abbiamo il nostro bel polaretto. Visto che ora ce l'abbiamo in primo piano, per poterlo spostare lo mettiamo ovviamente secondo piano. Cliccare su Move Left, ovviamente sposta oppure muovi verso sinistra o viceversa verso destra. Ecco, ora ce l'abbiamo da dietro, quindi abbiamo in primo piano la scritta. Radius ovviamente è la grandezza, le bande sono quei cerchiolini che vediamo. Più aumentiamo i valori, insomma, e più si attaccano i cerchiolini che abbiamo e di conseguenza anche le barre qui come si vedono. Riduciamo ed ecco qua come esce. Ci ho mai provato, ma ha un effetto bellissimo. Softness. Le sfumature che hanno le bande, mettendolo al massimo diventa così, riducendolo diventa più netto. La rotazione.
vale a dire in questo modo. Ora mi baso sulle mie impostazioni che ho messo, le metto velocemente. Ok, dunque le mie impostazioni le ho messe e sono quelle che per me vanno benissimo. In questo modo ovviamente abbiamo messo le cose base, l'audio spectrum, immagine come sfondo, se volete il vostro logo, molti lo mettono per aggiungere qualcosa come grafica, insomma. Mettiamo un altro effetto, It's Full of Stars, è un altro effetto che aggiunge moltissimo. Poi con l'808 e qualcosa, non mi ricordo per bene il nome, fa altre cose, però nel nostro caso questo basta e avanza. Ovviamente Sides è quello che abbiamo visto, quindi così facciamo più vicino. Il movimento invece possiamo farlo ruotare, qua invece fa in questo modo, oh mio Dio quanto è bello. Un altro effetto che questo c'entra sia con la musica che con la visione, insomma, è l'audio shake. Con l'audio shake noi, andando su amount e aumentando, fa in questo modo. Questo si nota ad esempio quando tipo mettiamo l'effetto che vi dicevo, la modalità 808 si basa sui bassi, cioè quando ci sono i bassi allora fa determinati movimenti ed è bellissimo da vedersi. Fatto ciò, noi possiamo andare a renderizzare il video da settings, export to video. Dopo ci uscirà questa parte qui, preset, andiamo a mettere, io vi consiglio la YouTube HD 1920x1080, anche se mettete insomma i valori alti del video, comunque YouTube ha un limite qualità del video come risoluzione, cioè sarà comunque 1920x1080 ovviamente, però pur mettendo addirittura sta YouTube 5K, cioè 4K, cioè anche se mettete questi valori alti, YouTube ha comunque un limite, quindi non vi farà vedere come si vede qui. Allora, come si vede nel vostro computer, non si vedrà allo stesso modo anche su YouTube, non sarà la stessa cosa. Potreste anche rimanere 3000 di frame oppure metterlo al massimo, metterlo a 6000. Io ci sono state delle volte che almeno ho messo a 6000 frame per secondo, 60. Facciamo ok. Poi qui vi consiglio di mettere MP3, poi fate un po' come volete, nel senso potreste anche non attivarla, ma attivando questa cosa vi renderizza sia il video, ovviamente con la musica, ma anche un file MP3, quindi file MP4 e file MP3. E adesso potete fare start. Facendo background rendering vi renderizzerà il video. Non potrete fare niente perché non ci sarà più la finestra di FL Studio. In questo momento ci sta mettendo un bel po' di tempo, ma perché appunto più i frame rate sono alti, in questo caso li abbiamo messo 6000 frame rate e 60 frame rate a secondo, che sono veramente tantissimi, il video sarà davvero molto fluido. Ma potreste anche rimanere a 33000 frame rate, che sono comunque valori molto buoni, il video sarà comunque molto fluido. Io intanto non lo faccio perché era un video di prova. Quindi questo è il mio tutorial su ZGame Editor Visualizer, la modalità che serve per creare i vostri video musicali di questo genere. Ovviamente il programma vi dà la possibilità di creare un montaggio già dal programma stesso, insomma, senza andare su altri programmi. Io spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto, vi sia piaciuto, ma più che altro d'aiuto per chi non lo sapesse utilizzare. Insomma, vi ho spiegato anche i comandi base sia del programma stesso ma anche del programma, ma che ne so, sulla tastiera, cioè per la tastiera, per il mouse. Certo, non li conosco tutti, infatti sto facendo una ricerca proprio su questo,
Così almeno ho tutto sotto mano. Infatti questo è quello che consigliano un po' tutti, la maggior parte delle persone, insomma, di utilizzare molto tastiera e mouse, così da non impiegarci molto tempo, appunto per il fatto che sono lavori molto impegnativi che richiedono tempo. Utilizzando principalmente la tastiera, se dovete cambiare da uno strumento all'altro, allora utilizzando la tastiera voi dimezzate di molto il tempo che impiegate per fare una determinata cosa. Detto ciò, io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento, spero sia stato soprattutto d'aiuto. Noi ci vediamo con il prossimo tutorial, non so su cosa sarà, forse su Sony Vegas. Mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi!